Isabo che si fa male all'osso sacro ed esce dal campo zoppicando. Nick Pirlo accusato di non essersi impegnato e di aver fatto vincere Gnabry. Questo e molto altro ci ha riservato fin qui il pallone d'oro di TikTok Italia, che però oggi arriva al suo atto conclusivo. La finale tra Gnabry e Luca Campolunghi, uno soltanto si porterà a casa il trofeo. Oggi finalmente scopriremo il vincitore del pallone d'oro di TikTok Italia, che poi ti andrà a sfidare, perché ricordiamo che il pallone d'oro di TikTok in un prossimo video sfiderà il pallone d'oro di YouTube. Quindi tornerà in campo Samuel e vediamo se è più forte YouTube come piattaforma oppure TikTok. E non vedo l'ora, ma prima della finale ci sarà la finale terzo quarto posto tra Chupilan e Nick Pirlo. Ah no, che però non c'è perché è dovuto andare via per un'urgenza. Sì, l'hanno chiamato in nazionale. No, posto. A grande sorpresa scenderò in campo qui e sostituirò Nick Pirlo. Rappresenterò Pirla SV, rappresenterò il canale, rappresenterò tutti voi. Ma sentiamo prima il mio coach. Ah, sei tu il mio coach? Sì, sarò io tuo coach, Pier. Mi raccomando, non puoi deludermi. Bocca al lupo, ragazzi. Grazie. Crepi. Ok, ragazzi, siamo qui con Isabo. Ti sei ripreso dopo settimana scorsa? Sento ancora un po' di dolori, ma sto bene oggi. Ragazzi, ricordiamo che in questa partita si arriverà ai 3-1. Let's go! Parte. Mamma mia, casatissimo. Chupilan, prova il tiro subito. Attenzione che c'è Pierino che non perde tempo. Mamma mia! Eccolo qua! Attenzione Chupilan! Vai Pier! Mamma mia Pierino, con quale foga! Mamma mia! Che giravolti! Mamma mia di non lucro! Prende in giro l'avversario, prova il tiro! Chupilan che puoi ripartire! Delle skill, questa volta un avversario. Eccolo qua, il gol! Pierino c'è! Gol di Pierino! Chupilan! Che sviene così! Mi sembrava un po' Isabo settimana scorsa. E quindi si può ripartire con gli ultras che salgono sulla curva. Chupilan allora ci prova col destro. Pierino c'è. Si gioca, si gioca. Mamma mia Pierino. Pronto amore? Sì, sono al torneo. Sì, TikTok Italia, sì. Il mio giocatore è praticamente già vinto. Sì, adesso sta per segnare il secondo gol. Cosa? Andiamo a vincere così. Qua. Lo diceva io, non ho capito, Pier non parla più. Chi ha detto che Pier che non parla più? Da quando sei così alto? Complimenti. Però la partita deve ancora finire. Hai ragione. Hai capito? Dai. Chupilan continua a controllare il pallone, provare a segnare. Pierino, attenzione. Mamma mia! La chiude così. 3-0 per Pierino. Pirlo SV. Bene ragazzi, mi Pirlo SV. Ha sfondato. Quindi ragazzuoli, Pierino si porta a casa al terzo posto e adesso andiamo a vedere la finalissima. Gnabry, è la mia seconda finale, Non posso perderla! Non posso perderla! Dai! Gnabry, allora, dietro quella porta lì, da dove sei entrato, c'è un appuntamento, l'appuntamento con la storia. Allora, bello carico, loro vogliono fare la storia, a noi la storia non è mai piaciuta, quindi oggi uno juventino ribalterà le sorti di una finale. Paura di tutti, rispetto di nessuno. Era così, Sì, il motto era. Ah, bello. Il motto era quello, ci ha portato in finale. Sempre umili, cerchiamo di andare a prenderci sto pallone d'oro. Dai, vinciamolo. È giunto il momento che tutti stavate aspettando. Da quasi 2 settimane siamo qui col pallone d'oro di YouTube Italia, che già ne ha vinto uno. E ricordiamo che chi vince tra loro due ti andrà poi ad affrontare in veste di pallone d'oro di TikTok Italia. Ma il pubblico è pronto! Dai raga! Oh! La curva Gnabry! 1, si comincia allora. Diamo l'inizio alla guerra più totale. La finale del pallone d'oro di TikTok Italia. Abbiamo Gnabry contro Luca Campolunghi, che ha vinto 2 partite, una 5-1 e l'altra 5-0. E poi c'è Gnabry, che invece ha vinto soffrendo entrambe le partite. Prova a esordire con un gol, ma la palla si sbatte sul palo. Gnabry interista, Luca juventino. È un Inter-Juve. Vediamo chi vincerà. Samuel, tu che hai già vissuto una finale, com'è la pressione che si prova a questi livelli? Non è semplice. Gioca sulla difensiva, guardala, è come Simeone, sta davanti alla porta. Ha messo il pullman davanti alla porta, è come Simeone. Sai che sei a un passo dalla gloria o a un passo dal cadere nell'inferno? Non deve essere facile, vero? Ripeto, come ho sempre detto, tutto starà nella mentalità. Oh! Ed ecco la mentalità! Subito Luca 1-0 e si porta in avanti in questa finale. Gnabry, lo vedo un po'... acciaccato, dici? Sì, un po' spento Gnabry.
Gnabry dopo l'infortunio. Chi se lo sarebbe aspettato che avrebbe battuto Nick Pirlo e sarebbe arrivato qui in finale? Ma è qui e siamo tutti a sostenerti. Gnabry, ti devi inventare qualcosa, Luca, perché lui fa il portiere. Luca che si manica bene, allora occhio perché Luca fa questo 2-0. Pierino, questo 2-0 suona veramente male, fa veramente male e colpisce lì. Oh, avviciniamoci. Luca che sta provocando Luca Mastrangelo. Non ho mai visto uno giocare così male. Ok. Fa il portiere. Dai, zitto. Ma cos'è? Allegri confronto è calcio brasiliano. È la nostra tattica per vincere. E allora ripartiamo. Gnabry è sotto di due gol, ma non ci deve pensare. Ricordiamo che anche Gunther in finale contro Samuel era sotto di due gol e infatti non ha rimontato. Ma stavolta la storia potrebbe cambiare. Attenzione, scivola! Gabri poteva approfittarne, ma ha perso l'attimo. Gioca con le sponde, Gnabry. È in una brutta situazione. Giochiamo contro l'anticalcio. Non sa cosa fare, stagli addosso, bravo, così. Vediamo Gnabry che però non passa. Luca gioca catenaccio e contropiede. Cosa stiamo guardando? Questo non è calcio. Riparte Luca, perché comunque sia c'è da dire che anche tecnicamente Luca non è a zero. Male. Una forza della natura. Facci vedere qua in camera. Dai, ragazzi. Provoca tutti, provoca. Questo Luca non è calcio, non è calcio, zitto. È un altro sport. Mamma mia, che giocatore, che giocatore. Allora coach, c'è qualcosa da dire? Non posso dire niente, sta giocando. Ho tre partite, ragazzi. Mamma mia, cioè non ho mai visto niente di più difensivo, niente di più anticalcio, niente. Io oserei anche dire anche antisportivo. Luca Mastrangelo ti sta accusando, questo non è calcio, questo è barricarsi in porta, cosa rispondi? Vabbè, ma chi vince vince, chi perde parla. La nostra tattica non sa perdere, quindi adesso deve comunque inventarsi. Ancora lunga, dobbiamo stare concentrati. Dai, ancora lunga, campo lunghi, questa è la partita, ancora campo lunga. Non adesso l'ha detto veramente, proprio basta, Pier. Ostruzionismo allo stato puro, questo non è calcio. Benissimo ragazzi, il tempo delle scuse è finito e riprendiamo subito col secondo tempo. Palla Gabri che sta perdendo 3-0, si può cominciare. Sì, dai, la palla sto perdendo, va là. Tattica molto difensiva a partire di Gabri. Lascia spazio, attenzione, cade a terra, Gabri non è profitta. Guarda che buco di culo che ha! La sfiga. Gabri, ma niente, non passa. Ma c'hanno anche un culo incredibile, dai. Deve reagire, deve buttarla dentro, non so in che modo. Sta giocando con un portiere in campo, ma... Vai, parti! Ma parti dove? Parti cosa? Zitto! Ma parti cosa? Non parlare con me, non parlo con i perdenti! Mai visto niente che... Attenzione Gabri, qui dovrebbe provare a prendere il pallone e colpire in contropiede. Attenzione Gabri, dai! Partita riaperta, non lo so, ma di sicuro diventa più interessante. 3-1, signori e signori, si riapre completamente la gara. Luca ci prova in ogni modo, chiedo lì, dice Luca Mastrangelo. E infatti Gnabry sta ascoltando il suo allenatore. Occhio, Gabri deve cercare di arpimare il pallone e ripartire in contropiede esattamente come prima. È l'unica tattica in questo momento realizzabile. Allora Luca ci prova con la forza, Gnabry non molla, occupa la porta. Attenzione, non riesce a ripartire. Devi inventare qualcosa, Gnabry. L'assedio sotto porta, ma niente. Gnabry! Gnabry! 3-2! Gnabry è cotto, ha finito le idee. Ah no, non le ha mai avute. E attenzione, ripartono. Occhio a Luca perché sta rischiando di venire rimontato. È ancora avanti di uno. E ora sì che è riaperta e riaccesa questa finale del Pallone d'Oro di TikTok Italia. Tielo lì. Allora attenzione, Gnabry ci prende. Per la lunga distanza, Gnabry! 3-3. Mamma mia! 3-3. E allora occhio perché qui ricomincia una nuova partita. Si stanno giocando una finale, qui ogni centimetro è importante, ogni errore può essere fatale. Palla che di poco non entra, sfida molto fisica tra i due, la sfida più fisica di questo torneo probabilmente. Chiedo lì, bravo Gnabry. Gnabry arpiona il pallone, allora vediamo se farà il gol del convincente 4-3, ci prova con tutta la forza ma la palla va sul muro. Bravo, dai Gnabry. No, che cazzo fai? Attenzione, Gnabry! Che cos'è? Mamma mia! Che giocata incredibile! È incredibile! È giocata incredibile! Non è che
ve lo potete prendere tra gli Elizza, ci avete un posto in più. Per Samuel? Sì. Quando vuoi. Perfetto, da oggi Samuel farà parte degli Elizza e Tatino invece nei Pirlas V. Attenzione, match point, se Gabri segna sarà lui il pallone d'oro di TikTok Italia e avremo due palloni d'oro in casa Pirlas V. Occhio a Luca allora, non può più sbagliare, sembra che il suo gioco non stia più funzionando. Dai che è cotto Gnabry. Attenzione Luca, prova ad avanzare, Gnabry non si fa spostare neanche di un centimetro. Però attenzione Luca, palo! Sfortunatissimo Luca in questa occasione, che però non deve mollare. Occhio allora Gnabry che prova a ripartire, potrebbe essere la giocata definitiva. Ha perso il tempo Gabri, poteva buttarla dentro. Dai Gnabry, dai, concentra. Luca, la palla Gnabry, vuole entrare, il destino sembra non essere più dalla sua parte. Gnabry vicinissimo al gol della vittoria. Dai Gnabry, dai, attacca, Gnabry, dai. Gnabry, prova ad avanzare Gnabry. Non farti, vai Luca. Luca sta accusando un po' di stanchezza, ci prova Gnabry. C'è Mastrangelo, carichissimo. Dai. È un passo dalla sua prima vittoria del pallone d'oro Gnabry, come coach. È concentrato, come prima, tienigli quel destro. Vai Luca. Attenzione Luca, allora, occhio, Luca. E la palla entra, 4-4, 4-4. È come nel pallone d'oro di YouTube Italia, questa finale va sul 4-4 e chi segna vince. Pier, non ho più parole per questo torneo, non ho più parole per questa partita ragazzi, 4-4. Ma sti ultra svenduti. 4-4, Samuel, tu hai già vissuto questa situazione. Ho già vissuto questa situazione nello stesso campo e posso dire che in questi momenti l'ansia si fa sentire, l'ansia è forte, ma vince chi saprà gestire meglio la situazione. Si stanno giocando la partita più importante della loro vita? Abbastanza, perché questo titolo scotta. Attenzione Gnabry che riparte. Occhio a Gnabry, scivolata di Luca, attenzione allora. Mamma mia, si è accesa questa finale, 4-4, chi segna vince, ci si sta giocando tanto. Mamma mia, è vicinissimo alla vittoria, ma la palla non entra. Maiala. E allora Luca si prova in ogni modo, Gabri. Gnabry, chiudi. Chiudi! Attenzione, resiste, la palla entra. Chiudi! E la palla entra, e allora il vincitore è proprio lui, signori, proprio lui. Ha rischiato fino alla fine e abbiamo un nuovo vincitore. Invasione di campo. Lasciatecelo vivo, gli devo consegnare il premio. Aiuto. No, che ti fai male di nuovo. Complimenti a Gnabry che c'era quasi. Sul 4-3 sembrava finita. E allora consegniamo, anzi, io non sono abbastanza degno. Ci penserà lui, il pallone d'oro di YouTube Italia, a consegnarti questo premio. Meritato, grandissimo torneo. Complimenti da parte mia. C'è molto forte. E congratulazioni! Sì! Alza la beu! E qualche mese per allenarti tu anche, perché vi metteremo contro. Il pallone d'oro di YouTube Italia sfiderà il pallone d'oro di TikTok. Quindi ragazzi allenatevi, perché qui si stabilirà se la miglior piattaforma è YouTube oppure TikTok. Dedico questa vittoria a mia mamma, mia sorella e mio papà che mi hanno sempre sostenuto, e al mister. Aspetta, scusami, mi dispiace averti battuto. Qui l'arbitraggio oggi scandaloso contro uno che praticava l'anticalcio, è una vergogna. Come mai il pallone d'oro non lo vinci mai? Come mai? Ci vediamo al prossimo contenuto. Bella ragazzi, c'è un milione su YouTube, già lo sai. Se con noi metti il pollice su, siamo i Pirlas V. Un milione su YouTube, siamo i Pirlas V.